Ciao Donnine, posso dirmi bentornata? Sono mancata un po' di tempo, lo sapete che sono stata fuori per fare un corso di aggiornamento della Pencil Technique e mi sono portata a casa tante informazioni, tante dritte, ho passato del tempo bellissimo con l'insegnante, abbiamo fatto un corso in due, sono partita io e la mia amica Irina, lo sapete che ogni tanto metto i suoi lavori, è una bravissima ragazza che lavora nel mondo del make-up veramente a tempo pieno in Norvegia, lei è russa. E siamo stati a fare le lezioni in due. È stata veramente un'esperienza molto utile e molto positiva per me, sono tanto tanto contenta. E sono tornata e ho deciso di fare subito il primo video che vi propongo, è un trucco ovviamente scenografico, un trucco che potete utilizzare magari per fare delle fotografie, per trovare gli spunti, per fare i trucchi, non so, per i concorsi, per le riviste, per chi semplicemente vuole vedere come funziona questa tecnica. Io spero di farvi vedere qualcosa di veramente tanto carino oggi. E siccome ci stiamo avvicinando a San Valentino, ho deciso di proporvi un trucco che viene comunque ispirato a tutto quello che riguarda l'amore. Quindi la mia forma dell'occhio riprende, come vedete, esattamente la forma proprio del cuore, e dentro il quale ci sta un cuoricino piccolo, quindi l'unione di due cuori, uno più grande e uno più piccolo. Speriamo che l'amore sia equo, non di diverse misure. E niente, è impreziosito come sempre tutto con gli strass. Alla fine mi è venuta l'idea di metterli anche come gli orecchini. Non lo so, questo non ve lo faccio vedere nel video, l'ho fatto proprio in questo secondo. E come vedete ho un altro colore dei capelli, quindi fatemi sapere se vi piace e spero che troverete come sempre degli spunti utilissimi per voi. Ovviamente non è un trucco con quale potete uscire, almeno che non è proprio una festa veramente tanto particolare, però spero sempre di darvi delle dritte un po' utili. Oggi io ho sperimentato con le luci diverse perché ho comprato le lucine a LED, ma ancora non sono soddisfatta del risultato. Fatemi sapere come posso ottenere questo risultato della luce del giorno, però con la luminescenza delle luci artificiali per quanto riguarda la registrazione con la videocamera. Sicuramente molte di voi magari saranno appassionate di queste cose delle videocamere, se mi danno un suggerimento su come posso fare, sarei veramente tanto felice. Nel frattempo, ecco, vi faccio vedere il particolare dell'occhio un po' più di vicino, così potete valutare se vi piace. E niente, se vi piace il video, seguite questo tutorial e ci vediamo alla prossima, dove cercherò di farvi vedere un look magari accattivante, ma molto semplice per il San Valentino, veramente di coppia. Ciao! Allora, ragazzi, io sto provando le luci nuove e onestamente ancora non ne sono sicura. Di qua di lato c'ho la luce del giorno, quindi la luce naturale, e qua ho messo dei LED bianchi. Onestamente io non lo so cosa devo mettere per far sì che mi vengano i colori al massimo naturale con la videocamera. Probabilmente qualcuno di voi che è appassionato del mestiere mi saprà forse consigliare meglio. Io ieri ho preso delle luci all'IKEA che ho visto nel video di una ragazza che fa sempre i video su YouTube, si chiama Chiora83 e la saluto. E praticamente lei aveva preso questa scia di luci, io ne ho prese due, però secondo me sono sempre poche. Non lo so, vedo troppe ombre ancora sul mio viso, quindi se riuscite a consigliarmi come posso fare per far sì che i colori vengano al massimo di naturalezza, perché a me piace moltissimo trasmettere nei miei video delle volte che io utilizzo per esempio i glitter oppure gli strass, vedete che oggi comunque con le luci artificiali si vede che sbrilluccica, però vorrei anche non avere questo effetto della pelle gialla. Quindi se voi sapete darmi qualche consiglio in più sono molto contenta. E poi onestamente per truccarmi così la luce non mi basta, perché di solito utilizzo due faretti, ma non vanno bene per la videocamera. Allora proviamo. Io ho fatto le mie sopracciglia e ho applicato come base la base della Kiko per gli occhi e poi vado con un ombretto bianco matte, in questo caso sempre quello della Kiko, il numero 01, che purtroppo non è più in produzione, grossolanamente con un bel pennellone lo vado a stendere su tutta l'area dell'occhio. Lo stendo su tutto l'occhio dove andrò a posizionare il mio disegno. Questo fa sì che nel momento in quale noi abbiamo applicato il correttore oppure la base per gli occhi, che sono appiccicosi, diciamo, non ci permettono di sfumare nel migliore dei modi i colori. Invece così riesco a sfumare tutto quanto in modo più omogeneo. Questo facilita il mio lavoro successivo. Ok, poi andrò anche a posizionare, utilizzerò
quello che mi serve, sì, il numero 13 degli ombretti in polvere, si chiamano Eye Dust della Stargazer, questo è il colore bianco ed è un colore molto perlato, e li vado a posizionare nei luci, nei punti luci, diciamo, sotto il sopracciglio per definirli, l'angolo interno. E lo vado anche a posizionare qui. Ok. Andiamo con il nostro lavoro. Prendo come sempre un eyeliner pencil, sfumabile e abbastanza morbido, ma non troppo. Oggi, per definire meglio la forma, utilizzerò un pennello che voi sicuramente riuscirete a trovare. È il numero 4 della Cinecittà. Vediamo un po' se si vede. Questo qui, che è un piccolissimo pennello a lingua di gatto leggermente a punta, con quale riusciamo a dare meglio la nostra forma all'occhio. Vediamo un po'. Ok, perché oggi ho cambiato posizione, voglio provare a, insomma, sperimentare un po'. Cercheremo di, ovviamente, di disegnare questa specie del cuore, con il cuore di fianco, che andremo a definire meglio con semplicemente l'eyeliner. Adesso ci diamo solo i punti, tratti principali del disegno. Ripartiamo proprio, diciamo, no, perché mi sono accorta dopo 10 minuti che stavo parlando da sola alla videocamera senza che la mia videocamera registrasse. Cercherò di dirvi velocemente il passaggio, ma già lo sapete che una volta che io ho definito la sagoma, io ho definito meglio questa parte qui e questa parte qui, tirando la matita verso l'interno e sfumandola, dando semplicemente un gioco di ombre e di luci. E poi ho disegnato questo cuore, per adesso in modo abbastanza a tirar via, che dopo andrò a definire con un eyeliner. E ho cominciato ad applicare, ho utilizzato per questo trucco la palettina, la T16 dell'Atelier. L'avete già visto in parecchi video, che va dal rosa chiarissimo fino ad arrivare ad un pruglia scuro, diciamo. Sono tutti i colori che buttano verso i colori caldi, non freddi, non viola, verso il rosa più caldo. E ho cominciato con questo chiarissimo qui, definendo meglio la parte del sotto sopracciglio, il cuore. E poi adesso ho preso il colore rosa, quindi il secondo colore rosa satinato, e l'ho applicato nella parte della palpebra mobile, qui, e anche nella parte sfumandola verso l'esterno, qui, come faccio sempre, quindi parto dal colore più chiaro. In seguito prendo il colore centrale, che molti dicono che assomiglia al cranberry di MAC. Io non c'ho il cranberry e non l'ho mai visto, vi dico solo che dovrebbe assomigliargli in teoria, e vado a definire meglio la parte che deve essere più scura, quindi andrò ad unire il colore più chiaro al colore più scuro sfumandolo leggermente. È un colore veramente molto bello e molto molto pigmentato, così. Ok, e la stessa cosa la faccio anche sotto, così. Vediamo subito come la forma prende il via e diventa molto più definita. Prendo i colori più scuri, quindi i due più scuri che sono rimasti nella palettina, e vado a definire i punti dove ci deve essere il colore più scuro, quindi questo qui
anche qui lo stesso, unendo i due colori che vi ho fatto vedere nella palettina. Andiamo a definire tutte quelle parti che vengono fatte con i brillantini e le polvere perlate. È vicino, così vedrete bene i colori. Prendo sempre il numero 13 della Eye Dust della Stargazer, così. Prendo un pennellino piccolo e vado a definire meglio alcuni punti che devono risultare come punti luce. Quindi sotto l'arcata sopraccigliare, così. All'interno del cuore, così, e poi prendo il numero 25, sempre della Eye Dust della Stargazer. Questa è la stessa polvere, però ha i riflessi rosati, e quindi prendo questa polverina qui e vado a ripassare sempre la parte sotto il sopracciglio, dandogli dei riflessi rosa, quindi che andrà a riprendere anche i colori dei nostri ombretti. Il cuore, così, e anche la parte che va di solito illuminata proprio dove comincia il nostro zigomo, quindi questa parte qui. Dei glitter che vanno con i riflessi rosa, questo è il numero, ve lo dico subito, il numero SL05 dell'atelier, ok, così. Ah, che bello, posso far vedere queste luci, anche i glitter che luccicano finalmente. E poi con il pennellino piccolo li andrò a posizionare, come sempre, sotto l'arcata sopraccigliare, quindi andiamo a creare questa luminescenza molto bella, così. All'interno del cuore, sì. E poi andrò, ovviamente, siccome il nostro occhio risulta molto più nudo rispetto a questo, andrò a definire meglio le parti che devono essere scure adesso. Ecco qua, quindi prendo un eyeliner, qualsiasi eyeliner liquido, io utilizzerò uno che ho molto vecchio della Kiko, che si chiama Dreams, non so, è di una collezione delle feste. Lo andrò a posizionare in questo modo sulla mano e lo preleverò con un altro pennellino, sempre il numero 04 della Cinecittà, e andrò a approfondire, tra virgolette, i punti che devono risultare più profondi. Vado ad uniformare l'eyeliner applicato con un qualsiasi colore nero, opaco, un ombretto. E poi vado a disegnare direttamente con l'eyeliner la parte del cuore. Allora, adesso dobbiamo fare la parte del contouring. La parte del contouring cercherò di, anche in questo caso, di prendere la forma che ho dato al mio occhio. Ovviamente se la forma va così, cercherò anche alle guance di dare questa stessa forma. Utilizzerò un blush sempre molto vecchio della Kiko, di una collezione sempre... è un blush cotto rosa antico, di una collezione di Capodanno, orientale, insomma. E cercherò di riprendere con dandogli la stessa forma che ho dato all'occhio. Prenderò il pennellino della Essence, che adesso non si trova dappertutto, però ancora si trova in giro, e vado a riprendere, ecco, questa stessa forma, sfumandola girando il pennello dall'altra parte. E mi avvicinerò all'occhio senza andare a intoccare, ovviamente, la forma che gli ho dato. Arriveremo vicino alla parte dove abbiamo messo l'illuminante.
Allora, per le labbra alla fine ho utilizzato un contorno occhio molto naturale, insomma qualsiasi matita, poi ho utilizzato un rossetto della Maybelline, della linea Color Sensation, il numero 162, che è un rosa molto tenue, io non so se si vedono bene i colori perché ancora lo devo scaricare questo video, ma mi sembra tanto giallo, e poi... Il mio stereo sta urlando. Il mio ritorno oggi, ho fatto un sacco di errori, veramente, nel video mi sento proprio che ho fatto un sacco di cavolate. E poi ho utilizzato il gloss della Kiko, il numero 12. E questo è il risultato finale. Ovviamente sapete benissimo che è un trucco fotografico, quindi non portabile, almeno che non fate una festa particolare a San Valentino, non so, una festa in maschera, non lo so. E spero che avete trovato qualche spunto utile, come sempre, e alla prossima, ciao!